Il Calcit continua a fare beneficenza anche a Pasqua, con la lotteria è un uovo di Pasqua. Sì, abbiamo come da consuetudine ormai una quindicina di anni che realizziamo queste uova di cioccolati prodotte dalla 2R Dolciaria, le cattive abitudini che lo scorso anno ci hanno omaggiato, e noi ci auguriamo anche quest'anno la Dolciaria, 2R Dolciaria, possa farci lo stesso omaggio. E tre uova di cioccolato che diamo con lotteria. Ci sarà l'estrazione alla presenza di due cantanti che si esibiranno, di due donne che faranno per la prima volta lo spettacolo al femminile al Teatro Tenda il 1° aprile. Quindi abbiamo le nostre donne Michelina e Simona che ci deliziano della loro presenza per vendere questi ultimi blocchetti. Abbiamo venduto oltre 10 blocchetti, quindi siamo più che soddisfatti. Chiaramente tutto ricavato va allo scudo, acronimo di cure domiciliari malati oncologici, quindi un servizio dal 2004 in esercizio che ha dato tanta soddisfazione per l'efficacia, per l'efficienza, 365 giorni di servizio continuo, 24/24 ai nostri malati terminali. Il Calcit non si ferma qui, con un appuntamento tutto al femminile. Tutto al femminile, sì. Il 1° aprile c'è un bellissimo spettacolo al Teatro Tenda e consiglio di non mancare perché ci sono veramente degli artisti. La musica è importantissima, soprattutto perché attira la gente piace, e poi per il Calcit bisogna dare questo ed altro, perché penso che sia l'associazione più importante che c'è in città, una delle associazioni più importanti che c'è in città, perché tutte le associazioni sono importanti, però questa effettivamente dà e ha dato in tutti questi anni tanto. Quindi grazie Calcit per quello che fa, e noi cerchiamo di dare una mano nel nostro piccolo, quello che è possibile.